Benvenuti, bambini! Sapete la novità? Da oggi comincia I racconti di Lucilla, una serie di storie, alcune famose, altre sconosciute, che vi racconterò direttamente dalla mia casa sul sole. Vi lascio con il primo episodio. Buon divertimento! Ciao bambini! Avete voglia di ascoltare una bella storia? Vi racconterò quella della cicala e la formica. Durante un'estate calda calda, una cicala cantava tutto il giorno. Si sdraiava su un albero e canticchiava allegramente, mentre sotto i rami una formica andava avanti e indietro di corsa e indaffarata, portando sulla sua schiena tantissime cose: piccoli legnetti, pezzetti di cibo, sassolini, fili d'erba. La formica laboriosa era molto sudata e affaticata, e la cicala iniziò a prenderla in giro. «Perché non sali sull'albero e non canti insieme a me, signora formica?» «Qui si sta meglio, è più fresco e possiamo divertirci!» E così iniziò a canticchiare. La formica, proseguendo il suo lavoro, rispose: «Ti ringrazio per l'invito, signora cicala, ma questo inverno sarà molto freddo e io devo preparare la mia casa e le mie provviste per quando ce ne sarà bisogno!» La cicala, scocciata, disse che l'inverno era ancora lontano e l'estate è ancora lunga. Non capiva proprio perché la formica perdesse tutto quel tempo a lavorare quando poteva godersi il sole. La cicala ricominciò a canticchiare e la formica proseguì il suo lavoro, quasi ignorandola. Velocemente passarono i giorni, le settimane e i mesi e l'inverno puntuale arrivò gelido come sempre. La cicala, che non aveva pensato a costruirsi una casa e a mettere via delle provviste, vagava per i campi e i boschi in cerca di un riparo e un po' di cibo. Quando una sera, nel buio, vide una finestrella illuminata. La cicala, senza pensarci due volte, bussò alla porta. La porta piano piano si aprì e uscì la formica dalla sua bella casetta costruita con tanta fatica durante l'estate. La cicala sentì subito un profumino di cibo davvero invitante e vide un fuocherello che riscaldava la stanza. «Signora cicala, che piacere! Cosa ti porta qui da me?» disse la formica. «Buonasera, signora formica!» rispose la cicala con la voce tremolante per il freddo. «Ho tanto freddo, tanta fame e non ho un posto dove andare!» La formica guardò la cicala con compassione. «Signora cicala, la scorsa estate faticavo e lavoravo e tu, ridacchiando, canticchiavi sui rami all'ombra. Ora io sono al sicuro, mentre tu non hai nulla che ti protegga dal freddo. Ma ti aiuterò! Per questa volta ti darò da mangiare e un letto in cui dormire. La prossima estate, però, mi aiuterai a far provviste e a costruire il riparo per l'inverno. D'accordo?» La cicala imparò la lezione, ringraziò la formica e da quel momento diventò molto più saggia e rispettò sempre la sua promessa. Ciao bambini! Vi è piaciuto questo video? Allora mettete mi piace e iscrivetevi al mio canale per non perdervene neanche uno! Seguitemi anche sul mio sito web lucillakids.com e inviatemi i vostri messaggi e i vostri disegni su Facebook e Instagram! Vi aspetto numerosi! Ciao ciao!